Mi vedete al centro sorridente insieme a un gruppo di giovani italiani altrettanto sorridenti. Per spiegarvi meglio il senso di questi sorrisi vi devo raccontare una storia. Allora, questo ovviamente è un cellulare, tutti noi abbiamo questo strumento ormai sempre con noi. Se io adesso prendo lo scaravento per terra, no, probabilmente si rompe anche. E voi dite, ma questo è venuto a fare, a rompere un cellulare? Probabilmente appunto susciterei in voi diversi tipi di emozioni, stupore oppure fastidio, finirebbe lì. Se io adesso dessi un calcio a questi schermi, forse la reazione sarebbe un po' diversa, probabilmente vi arrabbiereste anche. Gli organizzatori ancora di più, perché creerei un danno a qualcosa che non è solo mio, ma in qualche modo appartiene a questa struttura e inoltre creerei un danno alle persone che seguiranno me. Se adesso uscissi da qui e con un piccone mi dirigessi verso la torre e creassi dei danni a questa torre, la reazione credo che sarebbe ancora più forte da parte vostra, no? Come mai? Perché questo danno ovviamente non riguarderebbe solo me, il mio cellulare che ha un valore assolutamente relativo, o questi schermi che hanno un valore per l'università, per la comunità di persone che sono qui. Questo ha un valore non solo per tutti noi, per la città di Pisa, per l'Italia, probabilmente ha valore per tutta l'umanità. Questo è un concetto che risale, che si è in qualche modo creato, costituito, definito tanto tempo fa. L'uomo ha sempre avuto l'esigenza di andare al di là dei propri limiti, delle proprie frontiere, in tanti modi. Ne raccontavate alcuni prima, certamente esprimendosi attraverso diversi linguaggi. E quello chiaramente linguaggio che nei secoli è stato definito artistico, è stato sicuramente uno dei primi linguaggi che l'uomo ha sperimentato. E ne abbiamo tante testimonianze, no? Tante forme di arte, in qualche modo un'elevazione che l'uomo cercava di raggiungere sperimentando linguaggi, concetti, idee, simboli. E questo ovviamente nel tempo, nei secoli, ha creato tanta bellezza, tanto quella che noi oggi definiamo bellezza. Tanti luoghi che se qualcuno va lì e li tocca, in qualche modo tocca anche noi, ciascuno di noi. Si attiva dentro di noi un sentimento che anche se non siamo mai stati qui, o non siamo mai stati qui, sappiamo che se qualcuno crea un danno a questi luoghi, compromette questa bellezza, compromette l'armonia di queste opere d'arte, di questo patrimonio, beh, crea un problema anche a noi. Questo perché addirittura di questo patrimonio noi molto spesso abbiamo creato vere e proprie riserve, no? Come i musei, dove abbiamo addirittura raccolto più opere, più bellezza, diverse, di diversi creatori, definiamoli così, e abbiamo creato dei veri e propri tempi. E questo è vero ovviamente per l'arte visiva, ma è vero anche per tanti linguaggi artistici. Pensiamo alla musica, che oggi celebriamo ancora oggi in tanti modi, la musica che hanno scritto tanti artisti, compositori, musicisti, e che ancora oggi viviamo in alcuni luoghi che per noi sono luoghi importanti, fondamentali. Pensiamo ovviamente alla scrittura, alla letteratura e ai libri, e quindi alla trasmissione del sapere. Ma perché ci si attiva questo sentimento molto spesso di appartenenza, di legame a questa bellezza, vogliamo definirla universale? Solo quando questa bellezza si trasforma in qualcos'altro. Questa è la moschea di Aleppo in Siria, che è stata assolutamente distrutta dalla barbarie di Daesh, dei terroristi e di tutti i conflitti ovviamente in atto in quelle aree. Questa immagine ci fa male per tanti motivi, no? Ovviamente perché assieme a questa immagine se ne accompagnano di più atroci che ovviamente non ha senso vedere, di vite spezzate.
ma capiamo che è successo qualcosa quando crollano delle pietre, quelle pietre lì, è crollato un pezzo anche di noi. Di questo ne abbiamo esperienza in tanti modi, purtroppo, nella storia dell'uomo. Pensiamo qui vicino, Firenze, 1966, l'alluvione, la famosa alluvione che mise sotto sopra la città. Più recentemente il terremoto in Nepal, che ha distrutto con grandissima violenza dei siti archeologici straordinari. Pensiamo agli eventi drammatici che hanno colpito nuovamente il nostro centro Italia quest'estate e che ancora una volta non solo hanno stroncato tante vite, ma hanno fatto venire giù tanti luoghi d'arte, luoghi storici. O non solo eventi naturali, pensiamo alla follia dell'uomo, come in Afghanistan nel 2001, quando i talebani fecero brillare completamente una statua di Buddha alta oltre 20 metri. Più recentemente, altrettanti folli totali che hanno preso a picconate opere d'arte in Iraq e in Siria. Perché le hanno prese a picconate? Perché volevano distruggere quelle opere millenarie? Probabilmente non sapevano neanche cosa stessero colpendo da un punto di vista, diciamo, storico, artistico, dal momento che sono assolutamente, sappiamo bene, diciamo, che tipo di uomini stiamo parlando. Eppure avevano capito una cosa, che la bellezza può mettere paura, li spaventa. La conoscenza, il sapere, i valori che ci sono dietro quei luoghi che sono stati conservati per migliaia e migliaia di anni. Ma anche semplicemente atti vandalici, quanti ne assistiamo in Italia? Io vengo da una città, Roma, che è piena di, come sapete, di patrimonio, di opere d'arte. Eppure c'è qualcuno che si diverte a sfregiarle. Perché questo? Scrivere sul Colosseo. Per noi vedere questa immagine fa un po' di sorpresa, no? Perché nessuno lo fa mai? Perché non è tutto imbrattato il Colosseo come tanti muri? O, no? Ricorderete Piazza di Spagna, hooligans con un po' troppa birra in corpo che si sono scatenati e hanno sfondato una fontana del Bernini. Perché tutti i giorni non è sporca quella fontana, ma invece è pulita e nessuno si permette di sporcarla? Perché dentro ognuno di noi c'è quel sentimento di cui vi parlavo prima, che quando succede qualcosa che altera quell'armonia, quella bellezza, interveniamo subito. Pensiamo appunto a Firenze, i famosi angeli del fango, giovani volontari come voi, come noi, che semplicemente hanno sentito il bisogno di andare lì, tirare fuori opere d'arte dal fango, salvare i volumi della Biblioteca Nazionale di Firenze, i nostri vigili del fuoco che stanno facendo un lavoro straordinario, insieme a tutte le altre forze dell'ordine nel centro Italia, salvando dalle chiese crollate le opere d'arte che ancora sono integre. Semplici cittadini a Kathmandu che hanno perso tutto, ma hanno sentito l'esigenza di rimettere un mattone sopra l'altro in uno dei siti archeologici più importanti. Ovviamente i professionisti che con la loro capacità riescono a ristabilire la bellezza, l'integrità delle nostre opere d'arte. Banalmente togliere una scritta, ma toglierla subito, perché quella scritta non può rovinare quella bellezza di quel luogo. Persone che addirittura danno la propria vita, come il direttore del museo e del sito archeologico di Palmira, in Siria, rapito dai membri di Daesh, ha dato la vita, pur di non dire dove aveva nascosto alcuni reperti che Daesh voleva distruggere. E addirittura quando le cose non si possono ricostruire come parte di Palmira, beh, noi uomini ogni tanto sentiamo il bisogno di riprodurre le cose belle, anche solamente a livello simbolico, come è stato fatto con la riproduzione di quest'arco, un arco di Palmira andato distrutto, che sta facendo il giro di alcune grandi capitali europee, Firenze. Perché piazzare quell'arco lì vuol dire puoi anche distruggere altri 100 archi, ma i valori, la storia, le tradizioni, gli ideali che ci sono dietro quel tipo di storia non li distruggerai mai. Stessa cosa in Afghanistan. Hanno deciso di non ricostruire un Buddha. Grazie alla tecnologia hanno proiettato l'immagine di quella statua che stava lì. Ecco, questi sono tutti i valori e principi promossi da una grande organizzazione internazionale.
E questa è una foto altrettanto sorprendente, Londra, 1941-42. I nazisti bombardavano la città, fa un certo effetto vedere una grande città che conosciamo così bene bombardata. E solo 75 anni fa succedeva anche questo. In quegli anni alcuni dei ministri dell'educazione di alcuni paesi europei, antifascisti e antinazisti, sentirono l'esigenza di fare qualcosa anche loro, assieme ovviamente al mondo della politica e della diplomazia, che in quegli anni cercava di dare una risposta a questo evento ovviamente drammatico, tra i più drammatici della storia dell'uomo, la guerra mondiale. Beh, loro pensavano che quello era forse il momento in cui avrebbero dovuto mettere in campo uno sforzo comune, anche dal punto di vista dell'educazione, della cultura, dell'istruzione, perché pensavano che quel grande scombussolamento di valori, di ideali che aveva creato così tanto conflitto, violenza, odio tra gli uomini, dipendesse anche dalla formazione degli uomini stessi, dall'istruzione, dall'educazione, che ovviamente doveva cominciare in qualche modo ad andare sullo stesso binario. E cosa fecero questi signori? Crearono questa organizzazione. Insieme ad oltre 20 paesi, appena terminata la guerra, 45-46, 20-25 paesi del mondo, tra cui alcuni paesi che probabilmente noi europei non ci aspetteremmo intervenire su un progetto come questo, come ad esempio Saudi Arabia o Sudafrica, furono tra i primi a dire: abbiamo bisogno di costruire un organismo sovranazionale che promuova strategie a livello globale di tutela del patrimonio artistico, di crescita del livello di formazione delle popolazioni, di sviluppo delle scienze. E il preambolo della Costituzione dell'UNESCO dice delle parole molto semplici ma molto importanti. Dice: poiché le guerre cominciano nelle menti degli uomini, è nelle menti degli uomini che si devono costruire le difese della pace. L'UNESCO molto spesso è percepita come un'organizzazione molto distante, ogni tanto camminando vediamo un loghino, soprattutto in Italia, attaccato a qualche colonna, a qualche ingresso di sito archeologico, ma non è un logo astratto, diciamo, è una struttura che promuove tanti programmi a livello mondiale ed è impegnata appunto nel campo dell'educazione, della cultura, delle scienze umane e sociali, delle scienze naturali e nel campo della comunicazione e dell'informazione. Uno degli impegni più importanti di UNESCO, per il quale ovviamente è conosciuto di più, è l'impegno legato al patrimonio mondiale. Nel 1972 l'UNESCO, le nazioni che hanno aderito nel tempo all'UNESCO, ormai oltre 170, hanno stabilito di creare una lista mondiale di siti, di luoghi naturali, culturali, archeologici, storici, che di diritto dovevano essere riconosciuti di straordinaria rilevanza, importanza, non solo per il paese specifico dove quel sito X si trova, ma per tutta l'umanità. E quindi ad oggi ci sono oltre 1052 siti, di cui 814 siti culturali, quindi pensiamo al Centro Storico di Roma, Centro Storico di Firenze, Piazza dei Miracoli qui a Pisa, e 203 naturali, sempre rimanendo in Italia, le Dolomiti, l'Etna. Come vedete, diversi di questi siti sono in danger, in pericolo. Che tipo di pericolo? Quello che vedevamo prima, spesso, sono siti che si trovano in zone di guerra, o pericolo dovuto a possibili eventi climatici che possono scatenare, come è stato in Nepal, la distruzione di questi siti. L'UNESCO però nel tempo ha capito che doveva valorizzare, doveva accendere un faro non solo su quello che viene definito il patrimonio tangibile, materiale, un luogo, ma anche su quello che ha definito patrimonio intangibile. Cos'è il patrimonio intangibile? Sono tutta quella serie di forme, di tradizione, di linguaggi artistici, ma non solo, di know-how, che l'uomo nei secoli ha sviluppato in tutto il mondo.
E quindi, ad esempio, dal 2001 l'UNESCO ha cominciato a definire una lista, appunto, di patrimoni immateriali. Tra questi, gli italiani, l'arte della liuteria, Cremona, fare i violini. È qualcosa che non appartiene solo a Cremona o solo all'Italia, è un'arte ormai centenaria che ha consegnato uno strumento straordinario, il violino, la famiglia poi degli archi, a tutto il mondo, attraverso il quale ci esprimiamo, attraverso il quale creiamo delle emozioni che parlano appunto a tutto il genere umano. Cosa fa UNESCO in questi anni così complicati? Fa molto. In realtà, come ben capite, è un'istituzione che sta tornando ad essere centrale a livello internazionale. Questa è la campagna che UNESCO ha lanciato 2 anni fa a livello globale, Unite for Heritage, Uniti per il Patrimonio. Che cosa fa questa campagna? Lavora su più fronti per riaccendere quell'emozione che ci ricordiamo di provare solamente quando prendono a picconate una statua, quando arriva un terremoto e butta giù una chiesa. Ecco, quella è un'emozione che invece dobbiamo coltivare quotidianamente. Probabilmente, viene da dire, noi italiani in particolare ancora di più. Lei è la direttrice mondiale di UNESCO, la persona, diciamo, che coordina in prima linea le attività, le azioni di UNESCO a livello internazionale, qui sta mettendo una firma su un pezzo di carta, però è un pezzo di carta molto importante per l'UNESCO, ma anche e soprattutto per noi italiani. Questa è una firma che è stata messa l'anno scorso a Roma e su quel documento si è preso un impegno, noi italiani, un bel impegno. Non so se sapete, noi italiani abbiamo un gruppo altamente specializzato all'interno dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Aspetta un attimo, scusa, i carabinieri che c'entrano il patrimonio culturale? C'entrano molto e hanno sviluppato anche una professionalità assolutamente eccellente. Non solo ovviamente aiutano a recuperare opere d'arte trafugate o comunque ad evitare la criminalità, diciamo, applicata al mondo dell'arte, ma addirittura stanno dando un grande aiuto anche a livello internazionale. E quindi la direttrice generale dell'UNESCO ha detto, firmando quel documento, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno dell'Italia, degli italiani, delle vostre capacità, per far sì che questo patrimonio, che in alcune parti del mondo è messo in pericolo anche dalla criminalità, dal terrorismo, beh, aiutateci, dateci una mano. E hanno creato quella che è stata definita la task force dei caschi blu della cultura. Bellissimo concetto. Ed è bello vedere e sapere che, ad esempio, ci sono anche giovani donne. Lei è l'unica giovane donna, Michelangela Stefano, della task force, che sta dando un grandissimo contributo come donna e come professionista al recupero di opere d'arte messe, diciamo, in pericolo. E lei è particolarmente attiva nell'area del Centro Italia. Ed è bello vedere come stiamo scalando, diciamo, questa collaborazione, arrivando fino al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, uno dei luoghi dove si prendono risoluzioni e decisioni assolutamente centrali a livello mondiale. Beh, è grazie anche al generale di questa task force che le Nazioni Unite recentemente a marzo hanno approvato una risoluzione che impegnerà ancora di più tutti gli stati che aderiscono alle Nazioni Unite, quindi gran parte del mondo, nell'impegno alla tutela del patrimonio. E noi giovani, noi italiani, che possiamo fare? Io nel 2011 ero in questa sala, che è la sala principale di UNESCO a Parigi. UNESCO Mondo ha la sede a Parigi. È una sala molto bella, dove si siedono tutti i rappresentanti dei paesi che hanno aderito all'UNESCO. Come dicevo prima, oltre 160-170. L'UNESCO ogni anno organizza un ritrovo, un momento come questo, per far incontrare i giovani di questi paesi. Io nel 2011 fui il delegato Italia. In quel momento capii che c'era un'opportunità di dare un contributo, non da diplomatico, o da carabiniere, o da professionista, da archeologo, contributo come giovane cittadino, che in qualche modo prova questa emozione, di cui vi parlavo prima, e che, tornando a Roma, stimolato, ispirato da quelle storie, da quegli incontri con tanti altri giovani di altri paesi che provavano quella stessa emozione, ho detto, beh,
forse possiamo fare qualcosa anche noi qui in Italia. E quindi abbiamo creato un gruppo dei giovani dell'UNESCO Italia, cioè abbiamo messo insieme oltre 300 giovani tra i 20 e i 35 anni, giovani studenti, ricercatori, professori, manager culturali, che dedicano parte del loro tempo, della loro vita, ovviamente in formula assolutamente volontaria, per aiutare l'UNESCO in Italia a realizzare delle iniziative e dei progetti che aiutino a promuovere i valori di cui stiamo parlando. Tra questi vi cito solamente un progetto che abbiamo realizzato grazie al sostegno, all'attenzione, alla condivisione del nostro Ministero dell'Istruzione, che ci sta portando in tutte le scuole d'Italia. In ciascuna regione stiamo portando questi temi, parlando dell'UNESCO da giovani a giovani, e lo stiamo facendo anche qui a Pisa, tra l'altro, e stiamo incontrando migliaia di giovani e stiamo cercando di risvegliare in loro non solo un interesse, ma anche una consapevolezza che molto spesso non c'è, dell'importanza di quello che è una statua, una torre, un museo, che non è solamente un luogo dove le cose si conservano o dove tu non puoi fare nulla perché se fai qualcosa rovini. No, puoi anche interagire con quelle opere d'arte, puoi anche interagire con quei musei. Questo sta anche alle nostre amministrazioni, forse facilitare un vivere partecipativo di quei luoghi. E quindi, ragazzi, il messaggio è anche molto semplice. Le cose possono nascere in maniera veramente spontanea e arrivare laddove ce n'è bisogno. E quindi, come vedete, la signora che ha messo la firma su una cosa così importante ci ha incontrato. E noi abbiamo dato il nostro contributo, le nostre braccia, le nostre idee, la nostra voce a quella campagna che vi dicevo l'UNESCO sta promuovendo a livello internazionale. E questa era la foto da cui eravamo partiti. Ieri eravamo a Parigi. Siamo andati a Parigi a presentare a tutti gli altri stati, in quella sala che vi facevo vedere prima, la nostra storia. E la cosa sorprendente, ci hanno detto, nessuno l'aveva mai fatto. Nessuno aveva creato un comitato giovani con 300 persone in UNESCO che aiuta le nostre istituzioni italiane e internazionali a promuovere queste idee tra i giovani. Quindi quello che ci hanno detto è, ci state aiutando a ridurre questa distanza tra la nostra organizzazione così grande, ma poi alla fine forse a volte poco capace di essere vicino davvero alle persone a cui vogliamo essere vicino, ai giovani. Quindi questo è il messaggio, è la storia e la motivazione di quei sorrisi di ieri. Abbiamo dimostrato che alla fine anche noi giovani italiani possiamo dare un contributo per il nostro paese e a livello internazionale. E non ci dimentichiamo mai che dipende da noi cambiare le cose. Grazie.